Buongiorno a tutti, 25 settembre, come vecchi tempi, i vlog, la macchinetta fotografica, la Coolpix, vecchissima, ma, no, ma chi se ne importi. Allora, giornata campale, oggi si conclude una vicenda cominciata il 18 maggio di... dico subito... Sì, 2016. Vado per l'ultima volta a casa Garbatella a prendere le cose. Sono nervosissima, Caffettino. Non so neanche che faccia io abbia dormito. Ho dormito perché comunque ero stravolta, però non ho dormito certamente bene. Ok, caffettino. Facciamo una colazione, ricominciamo con i vlog. Chi mi conosce da tanto tempo sa che ho sempre fatto vlog prima, che esistessero le live, eccetera, eccetera. Allora, per smaltirle, per toglierle, faccio mezzo di questa piadella cereale che ho trovato nella Degusta Box. Con una tazzina di caffè. Ci metto una fettina di prosciutto cotto. Non è che le informazioni nutrizionali, però non è proprio il momento adesso. Pensavo che si rompe invece di piegarsi. Ma no, vabbè, a dopo. Non è questa box scorsa, questa credo. Violetta, che c'è amore? Un biscotto. Seduta. Zampa. Zampa. Brava amore. Come nelle migliori tradizioni, ho lavato il viso col detersivo dei piatti. Ogni tanto lo faccio, ne ho già parlato. Chi mi segue da un sacco di tempo lo sa, non ci fate caso. Oggi finisce un incubo, ragazzi. Adesso passo queste che sono le Cotton Plus, l'ho pagate io, perché so che una roba del genere le spediscono anche. Si attiva con l'acqua, esiste. Questo è quello con formato mini, c'è anche il formato maxi, l'ho pagato una... 41 in offerta, novità mondiale brevettata, salvietta struccante asciutta con estratto di aloe e carote e vitamina E. Praticamente si prendono un paio di questi quadretti che sono già pretagliati, si inumidiscono con acqua e si passano sul viso, molto comode fuori casa. Ieri sera non mi sono manco struccata, sappiatelo. Scusate il tutor che si soffia il naso. Ho già lavato il viso. Che se sto rincoglionita. Di cartone la piadina. Devo trapiantare il basilico e i peperoncini di Avolini. Vasi più grandi, anche se non è che reggerò tantissimo, di solito il basilico regge fino a ottobre. C'è chi riesce a farselo durare anche per l'inverno, io non ci sono mai riuscita. Soffriamo. Ciao.
Mostro per portargli le cose. Ovviamente uno scherzetto per quelli lì della casa che vi farò sapere più tardi. Arriva sempre la resa dei conti, ragazzi. Le parole chiave dello scherzetto, lo spoiler, sono inagibilità, polizia municipale, top, mi sbrigo. A dopo. No, no, via della Garbatella non c'è, cioè dovrebbe essere la polizia municipale Tintoretto. Ah. È l'undicesimo municipio, dovrebbe essere. Oppure, guardi, non so se è l'ex undicesima o l'ottava, adesso in questo momento non ricordo. Se no mi dia il centralino e me li faccio passare. Deficiente di prima mattina, Santa Maria. Mi ha chiuso anche in faccia, vabbè. Mia ballerina, sì, se mi avete anche il numero di telefono, magari. Ho beccato io il deficiente dell'89-24-24. Cercava via di Garbatella. Polizia Roma Capitale. Cosa fa la polizia? Ma che... Ok, allora. 06-6769-570. 06-6769-570. Pronto? Buongiorno, salve, sente, io arrivo a chiamare voi dopo una sequela di chiamate tra commissariato e polizia municipale. Allora le spiego, io ho lasciato il 2 di agosto un appartamento di un ente privato che avevo in affitto, che è inagibile, pericoloso, pericolante. Oggi ho l'ultimo accesso per poter prendere le ultime cose e come da indicazioni del commissariato Colombo mi avevano detto di contattarvi il giorno stesso in cui andavo a ritirare le cose per farvi intervenire per eventualmente dichiarare l'inagibilità o valutare, perché la situazione è a rischio per tutto il palazzo. Tenga conto che scoppia il vetro del forno, è scoppiato due volte, con accanto la bombola del gas, perché il gas di città non è stato messo a norma e c'è il sigillo. Glielo dico io, con 7 accessi pronto soccorso. No. Quanto mi mancava la macchina fotografica penzolante dall'accetto del coso della macchina, sì, la ruspa che mi viene addosso. Oddio, mi sembra di essere tornate, è un buon segno però, mi sembra di essere tornate indietro di 4 anni. Chi mi segue da tanto sa i miei vlog lunghissimi, che poi io l'avrei fatti anche più corti, ma me li chiedevate più lunghi, sempre più lunghi, poi facevo sempre le stesse cose. Quindi secondo me erano di una noia mortale, però è un piacere comunque, nel senso. Sono già arrivati i pompieri nel Tugurio, cioè nella mia ex casa di merda. E ho detto di salire, tanto le chiavi erano in consegna alla portineria. Ho avuto un attimo di sclero quando chiamando in portineria mi è stato detto no, le chiavi ce l'ha il perito. Il perito è quello che scappava nelle live, nei video, ogni volta che mi incontrava per troppa coscienza pulita. Colei che ha dichiarato agibile l'appartamento, facendo in modo tramite i loro avvocati che non fosse fatto intervenire il CTU. E adesso siamo alla resa dei conti.
Piano piano, piano piano. Poi nei prossimi giorni andremo a visitare la questura di Guido Reni per metterli al corrente del comportamento di personale delle forze dell'ordine, che nel privato, è vero che nel privato è privato, ma una certa moralità e un certo contegno sono d'obbligo per chi fa parte delle forze, per tutti, ma chi fa parte delle forze dell'ordine ha maggior ragione. E tranquilli che uno a uno vi metto a posto tutti. Proprio in questo, sapete che io sono la donna dei proverbi, in questo caso il detto non ridere perché sono caduta, scappa perché mi sono rialzata, è proprio, non c'entra un piffero, mi sono scritta Frida sulla mano perché ho visto in TV che a 1,99 in edicola c'è la prima uscita di una di quelle classiche cose tipo Il corpo umano, avete presente? Tutte quelle raccolte che per le quali la prima uscita costa 1 euro, 2 euro, 3 euro, poi se continui praticamente tipo per realizzare un modellino devi aspettare 4 anni e spendere il quadruplo di quello che avresti speso comprando l'intero. Però la prima uscita è un libro su Frida Kahlo che sicuramente prenderò 1,99 euro per evitare di dimenticarmi, visto che non avevo portato di mano l'agenda, me lo so scritto sulla mano, vecchio metodo. C'è un bordello che non vi potete immaginare, mi trovo su via Manzoni, credo che sia questa. Spero di trovare ancora i pompieri a casa, altrimenti non lo so, faranno il verbale, boh. Dai, su. Che permetta di quando facevo i vlog, però forse adesso con i sistemi moderni per attaccare i cellulari ci sarà qualcosa per la macchina fotografica, non lo so. Per ora andiamo così, sì vabbè, però cerchiamo di svegliarci un attimo per favore. Praticamente tre quarti di Roma sono costellate da carabinieri, polizia, questura, dove da marzo in poi sono stata costretta a fare denunce. L'anno delle Olimpiadi della denuncia, spero che sia finita sta storia, che sono arrivata a 38 anni senza mai aver dovuto denunciare nessuno. Me sono rifatta tutta quest'anno. Ma se non avete un cazzo da fare, ma ci sono tanti passatempi. Fare massaggi, fare o farvi fare massaggi, fare o farvi fare gli shampoo, i capelli, fare o farvi fare i tarocchi, organizzare raccolte Hollus, ci sono tante cose da poter fare senza venire a scassare un cazzo alla gente che davvero ha da fare. Sì vabbè, però sto semaforo dura 56 anni. Dopo ed è stata tutta colpa di sto cazzo. Ok, finalmente sono arrivata, che hanno chiamato i pompieri, mi hanno telefonato i pompieri, che praticamente i deficienti della portineria non li hanno aperto ed è mezz'ora che aspettano. Io veramente oggi vediamo se non devo fare ammazzate, eccoli là. Ok, ovviamente adesso vi saluto, eccoli lì, che non si dica che. Siamo ancora qua per l'ultima volta, madonna mia. Invece un sacco di roba da portare via. Allora, comincio a darmi da fare. Ansia. A dopo ragazzi, ciao. Guardate la casa agibile, questa è la casa agibile.
Guardate la casa agibile. La casa agibile, guardate, mortacci loro. Il sigillo lì, guardate la casa agibile. Questa è la casa agibile. Casa agibile, casa agibile. Casa agibile. Casa agibile, casa agibile. Guardate che spettacolo di casa agibile, mortacci loro. Ok, dai, mi do da fare. Allora, ragazzi, sto andando a prendere i sacchettini, i sacchi neri e le buste, insomma, per imballare. E se trovo pure un po' di cartoni. Una bella sfuriata di litigata ci è voluta. Ragazzi, bisogna comportarsi bene nella vita, perché chi si comporta male, chi abusa del proprio potere, chi si prende gioco dell'onestà delle persone tramite intrallazzi per il potere che gli viene dato assolutamente immeritato, come nel caso dei legali di questo ente, poi danneggia tutti, perché una volta che viene dichiarato inagibile questo immobile, sarà tutto questo palazzo e questo palazzo a non poter acquistare. E tenete conto che sono, è dal 60 che attendono di acquistare, che pagano l'affitto. Poi vi lascerò qualche foto prima di andare via. Già vi ho fatto vedere qualcosina. Vi lascerò qualche foto per farvi vedere il concetto di agibilità che hanno. Veramente puccioso. Vado a prendere le cose. A volte ritornano, ragazzi, che ricordi. Là c'è il bar dei Cesaroni con retrostante la scuola. No, la scuola sta là. Dove c'è il muretto dove ho strusciato, citazione, la mia lurida patata spanata sul muretto. Se faccio in tempo andiamo a prenderci un ultimo, no, corna facendo, caffè al bar dei Cesaroni. Tanto devo aspettare i ragazzi e sto andando un attimo al tuo a prendere le buste, le cose per impacchettare. Già me l'ha fatto sclerare, già ho già avuto una fibrillazione, ma era normale, era normale. L'obiettivo della giornata è arrivare a fine giornata senza che io metta le mani addosso a qualcuno. Non è che io abbia l'abitudine di alzare le mani alle persone, anzi, però questi veramente te le tirano. E dopo quasi due anni e mezzo pieni di calvario, devono stare molto, molto, cioè il sostituto del portinaio, del portiere, c'è un poverino. Vabbè, forse se non si fosse presentato con la frezza bionda alla Brandon di Beverly Hills sarei stata più ben disposta. Per di più, aggiunto alla frezza bionda alla Brandon di Beverly Hills una sequela di puttanate, e lì è stato fatale che il vaffanculo è scattato in automatico. Quindi adesso vado al tuo, barcollo al tuo, cammino da sola contro gli ippocastani, però non mi stanno dando allergia. Forse al Papa è stata una leppe che un corpo supera, anche, ma semplicemente forse non è momento ancora di infiorescenze. È una bellissima giornata, meno male. Immaginatevi il trasporto delle ultime cose con la pioggia, roba del genere. No, almeno non fa troppo caldo. Fa caldo però, andò, fa caldo. E all'ombra fa fresco, ma va, entro al tuo e prendo le cose. Le cose, ma magari mi prendo anche un paio di cartoni, che questo potrebbe essere utile, ad esempio. Adesso chiedo se li posso prendere. Ok. Senti, poi posso prendere un paio di quei cartoni fuori, mi servono. Ok. Posso. Mi erano mancati i vlogs. Mamma mia, ragazzi, c'ho addosso un'agitazione, non vedo l'ora che sia tutto finito. Bueno, ci vediamo dopo, ragazzi, perché sennò perdo solo che tempo. Fare il vlog mi serve per ovviamente allentare la tensione e per condividere con voi anche qui. Io cerco sempre
appunto di tenere un diario visuale di tutto quello che mi accade, ed è uno dei motivi per cui ho aperto YouTube tanti anni fa, e quindi mi fa da un lato piacere avere un ricordo sia delle cose belle che brutte, che poi brutta non è perché finalmente è finito un incubo. Ci vediamo più tardi, ciao. Ore 14:51, però questo qua è un po' avanti. Sono una persona tanto paziente, ragazzi, non avete idea di quanto paziente sono. Sono tanto paziente, tanto. Però poi capita a volte che si superino i limiti. A me non piace fare quei ragionamenti che sento qualunquisti in Italia, solo in Italia succedono queste cose, perché però su certe, per certi versi purtroppo è così, perché non credo che nei paesi civilizzati le cose funzionino in una certa maniera. Adesso sono in fase keep calm, quindi evito di fomentare il mio stesso animo nervoso, per così dire. Comunque, perdonate il pessimo francese, ma la raison de plus fort c'est toujours la meilleure. Correggetemi il... Comunque, la ragione del più forte è sempre quella che vince, no? Vabbè, niente di che. Si sta procedendo a questo travaglio. Ora sto andando a casa nuova. Ho deciso di andare via un po' prima perché non hanno mandato il perito donna caca sotto, perché ovviamente una che si nasconde dietro le macchinette del caffè a mettersi in combutta con l'inquilina con cui si è messa d'accordo per farle assegnare la casa in modo illecito, che se dovevamo aspettare. Tra l'altro ho preso pandacorno, ho preso quei milk, quei cosi che mi hai detto, che mi hai suggerito, simil Kinder Pinguino, ho mangiato uno, è buono, però hai ragione, è un incrocio tra Kinder Fetta al Latte e Kinder Pinguino, però mi ha stomacato oggi. Finché non è chiuso sto capitolo stasera, è bene che io non mangi altre cose. Sto facendo solo veleno, probabilmente ho le mani tutte zozze perché ho dovuto prendere le cose in balcone. Io ancora mi ostino a prendere via caccia, via cilicia. E oggi è il giorno dopo. In un modo o nell'altro sono sopravvissuta. Poi si sono scaricate le batterie. Ancora questa c'ha l'epilestilo. Mattino si sono abbassate le temperature, ma adesso è uscito il sole. E quindi devo ancora lavarmi anche la faccia. Quindi chiedo scusa per l'immagine bruttissima. Dopo vi monto il vlog. Un grande peso tolto, anche se molta amarezza, ma sono lezioni di vita. Vi auguro una buonissima giornata. Oggi è mercoledì. Soffochiamoci col caffè e più tardi.